Una biblioteca pubblica nel cuore di San Giovanni a Teduccio, a due passi dal parco Troisi e dal mare. Uno spazio aperto ai cittadini che accoglie 15.000 persone ogni anno nei suoi ambienti dedicati allo studio e alla conoscenza. Intitolata al filosofo Antonio Labriola, la biblioteca offre alla consultazione più di 14.000 volumi e testi multimediali, le riviste conservate in una piccola emeroteca e una raccolta di audiolibri e testi in braille per gli utenti ciechi. Nei giorni scorsi la biblioteca ha ricevuto in dono il fondo Ghirelli, una preziosa collezione di libri appartenuti allo scrittore napoletano Antonio Ghirelli. Sia io che mio fratello siamo i due eredi, diciamo, di questa grande biblioteca da papà e abbiamo subito pensato a fare quello che lui avrebbe voluto. Una parte importante della sua biblioteca era dedicata a Napoli, che ha sempre amato tantissimo e verso la quale ha sempre avuto un grande attenzione anche dal punto di vista professionale, soprattutto come storico. È una biblioteca, la Briola, fra le più belle di queste zone, e che è stata capace, come dire, di rinnovare uno spazio antico, uno spazio fine 600, conventi, eccetera, di riadattarlo e renderlo un luogo accessibile soprattutto ai giovani che certamente hanno bisogno di questi spazi. Un terrazzo come questo che guarda a Napoli e che racconta un pezzo di storia con la ferrovia, con l'area industriale, con i futuri progetti da realizzare. Un mondo a cui appartengono tanti giovani che in queste biblioteche, in questa di San Giovanni, come in tante altre della città, vengono a studiare. Con questa conferenza comincia anche una campagna della biblioteca amica, la biblioteca che è amica dei cittadini, che sta sotto casa, che va sempre più frequentata e amata come piazza del sapere, come piazza in cui ognuno può stare bene, appunto, con i libri. È un augurio, diciamo, che questo possa essere uno stile che nella città si afferma, che la città possa condividere nel tempo per creare un mondo in cui alla base dello sviluppo, della comunità ci sia appunto il valore della cultura e il benessere che ne deriva.